Welcome back guys, bentrovati in questo nuovissimo video. Sapete perché sono così felice oggi? Sono felicissimo perché innanzitutto grazie a voi ho raggiunto il mio primo step di YouTube, quindi sono contentissimo. L'altro motivo è perché ho trovato il... Un attimo, ve lo faccio vedere. Non posso dirvelo perché è così bello, è così strano, ma così bello e così buono che devo farvelo vedere. Un attimo che ce l'ho nella busta. Tagliamo. Guardate qui! Il pesce San Pietro! Logicamente non è pulito, perché oggi vi farò vedere come si pulisce, che cosa c'è da sapere sulla pulizia del pesce San Pietro. Vi spiegherò tutto, non è per niente difficile, è facilissimo, però dovete solo fare attenzione ad alcuni passaggi. Prima di iniziare il video, come sempre, vi chiedo di mettere un bel like. Però vorrei sapere da voi, qui sotto nei commenti, il perché si chiama pesce San Pietro. Scrivetemelo nei commenti e iniziamo subito con il video. Sigla! Welcome to the best fish channel. Eccoci qui, vi spiego perché si chiama pesce San Pietro. Deriva appunto dal nome dell'apostolo Pietro. E guardate la caratteristica, guardate questo puntino che ha sia da un lato che dall'altro. La leggenda di questo pesce vuole che l'apostolo Pietro, trovatosi in difficoltà di fronte alle guardie di Cesare, dell'imperatore Cesare, estrasse questo pesce dall'acqua e dalla bocca di questo pesce uscì un soldo, un denaro, per poterlo dare alle guardie e far sì che non venisse rapito o arrestato. Quindi, ragazzi, si narra appunto che questi due marchi, questi due punti che ha il pesce San Pietro, appunto ricordino le dita con la quale fu preso. E infatti, se ci fate caso, vabbè, questo qui è un po' più grandicello, quindi la mano non arriva, però sembra proprio un'impronta digitale. Guardate, sia da questo lato che sia, faccio vedere meglio, da questo lato. Vedete qui? Vi faccio vedere come si pulisce il pesce San Pietro. Cosa dobbiamo utilizzare per poterlo pulire? Delle forbici. Il pesce San Pietro non presenta tante spine all'interno della carne, anzi è una delle carni più prelibate, più pregiate, appunto perché all'interno è saporitissimo e pochissime spine. Quindi quando lo sfiletti praticamente sembra una fetta di carne, però in compenso ne ha tantissime fuori. Vi faccio vedere queste, un po' sporco perché logicamente pescato e non allevato, queste qui sono tutte spine e queste qui sono tutte spine, oltre quelle grandi che ha sopra la testa. Quindi per pulire il pesce San Pietro non dobbiamo, come gli altri pesci, tagliare dalla pinna anale fino alle branchie, ma bensì tagliare sempre dalla pinna anale, ma togliendo tutte le spine. Quindi non così, ma così. Cercate di utilizzare delle forbici che siano abbastanza resistenti, perché soprattutto in questo caso, essendo grande, sarà un bel po' fastidioso. Avete visto? Ho tolto tutte queste spine, vi faccio vedere meglio, ho tolto tutte queste spine, che credetemi, sono molto fastidiose. Arrivati fin sotto la bocca, facciamo un taglio verso le branchie, così. Ecco, questo qui presenta un bel po' di interiora, quindi facciamo attenzione a non sporcare tutto.
rifiniamo sempre con le forbici le branchie, ci aiutiamo per poterle togliere. Non riesco a farvi vedere, ma è un lavoro semplicissimo, basta seguire il rossore delle branchie, sia da sotto che anche da sopra. Dopodiché inseriamo due dita e tiriamo via il contenuto. Ecco qui. Eliminiamo l'interiore come sempre, ne mettiamo in una busta. L'ultima cosa da fare è togliere questa sacca bianca che è all'interno. La possiamo tranquillamente staccare con le dita, se ne viene. Rifiniamo sempre con le dita, facendo un po' più attenzione al sangue che si forma sulla spina dorsale, e il pesce San Pietro è quasi del tutto pulito. Soprattutto internamente, basta soltanto dargli una sciacquata e il pesce è pronto. Però adesso la cosa più importante è quella di togliere le spine che sono presenti sul corpo esternamente. Come le possiamo togliere queste spine? Alcune, tipo le pinne caudali, le possiamo togliere, o anche le spine che si trovano qui, che sono, manteniamole altrimenti volano e chissà dove finiscono. Ecco, già è volato. Questa qui, aiutiamoci, questa spina che si trova vicino all'occhio, solleviamola con il dito e poi rifiniamo con le forbici e se ne verrà, perché è molto 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 resistente. Se ne è venuta, ma guardate quanto è grande. L'ho buttata, però vi volevo far vedere quanto è grande. Figuratevi se vi va addosso una spina del genere, vi va nel dito, ma vi fate veramente male. Stesso lavoro anche dall'altro lato, togliamo la pinna, togliamo questa spina che si trova subito dopo la pinna. Vedete? Togliamo, solleviamo e dopo tagliamo. Arrivati a questo punto, non dobbiamo fare altro che prendere un coltello. Ricordo sempre di utilizzare dei coltelli ben affilati e in questo caso abbastanza resistenti, con una lama bella rigida. Vedete quanto è doppia questa qui. Nel frattempo, logicamente, come sempre, vi chiedo di mettere un bel like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, mantenete sempre la campanellina attiva in modo che tutti i miei video vi arriveranno come notifica sul telefono e non ve ne perderete nemmeno uno. Ora facciamo la barba e i capelli al pesce San Pietro. Quindi, come un barbiere, vedete queste spine che sono presenti? Vi ricordate la razza che aveva quelle pietre con delle spine sopra? Ci sono questi spuntroni, queste perturbanze che sembrano pietre, sono molto dure. Se dovessi trovarti un pezzo in bocca di questi qui ti faresti male, ma anche nel pulirla è molto difficile. Ecco, più o meno hanno la stessa forma e sono taglienti quanto quelle. Quindi facciamo dei tagli adiacentemente a queste spine. E non abbiate paura di tagliare la carne, perché qui non si può mangiare nulla. Pertanto la eliminiamo prima della cottura, in modo da non avere niente nel piatto che possa darvi fastidio. Eliminiamo anche la coda, che non ci serve. Fate prima un taglio da un lato, fate un altro solco dove ci sono queste pinne dorsali. E adesso facciamolo dalla parte della pancia. Lo stesso lavoro, sono più piccole, ma comunque, credetemi, sono fastidiose quanto le altre.
Mi sposto perché voglio farvi vedere e avere una buona presa con il coltello. Ecco qui. Queste, essendo molto dure, e per non rovinare il coltello, lo faccio con le forbici. Ecco qui, con quanta facilità se n'è venuta. Ora facciamo dei solchi, come prima, dalla parte dorsale. Ecco qui, la carne è tenerissima, ragazzi, e si taglia con un grisino, come direbbe qualcuno. Come prima, utilizziamo le forbici per aiutarci ad eliminare totalmente le spine. Cioè, ma ci rendiamo conto che... Ma non so, sono pugnali questi, non sono spine. Può essere un'arma bianca, praticamente. Eliminiamolo. Ragazzi, questo è il pesce San Pietro totalmente pulito, privo di spine e pronto da mettere in un tegame per farlo al forno. Come vi ho già detto in precedenza, era un gioco da ragazzi e infatti è stato un gioco da ragazzi. Con questo pesce San Pietro io vi saluto. Non dimenticate di mettere un bel like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al canale. Noi sicuramente ci vediamo al prossimo video. Ciao!